grande assente invece ha una grande presenza, uno di quelli che alla Sanremo ci è andato e non era neanche un'esperienza inedita, ma ci è andato tante volte da protagonista, ci è tornato con una canzone secondo me molto bella di cui adesso parleremo, ed è con noi Francesco Renga. Ciao Francesco. Ciao. Come va? Come stai? Come state? Bene, tu come stai? Io sto bene, sono qua, ho chiuso in casa come tutti, come gran parte dell'Italia, sperando che finisca presto, però intanto abbiamo fatto questa esperienza a Sanremo, ho portato una canzone, ti ringrazio, che ti piaccia, è una canzone che piace molto anche a me, nella quale credo molto e insomma sono contento di averla portata su quel palcoscenico. Senti, ti dico subito, è una canzone difficile, cioè esattamente il contrario della serie Vuoi vincere facile, cioè ti sei complicato la vita scegliendo una canzone, è enormemente difficile, tu stesso hai detto 2 ottave e mezzo di estensione, una roba proibitiva, l'hai definito un esercizio ginnico, insomma una prova di forza. Però ti dico la verità, voglio essere molto sincero, anch'io all'inizio sono rimasto molto perplesso, poi ho capito che questa canzone qua è un diesel, adesso mi piace moltissimo. Guarda, io sapevo questa cosa ed era anche questo uno dei motivi per i quali volevo portarla al festival, perché sapevo che avrebbe avuto, come dici tu, una vita lunga, che sarebbe arrivata piano piano, perché è una canzone che va ascoltata, è una canzone, come dire, adulta, non è certamente una canzone facile, di facile ascolto, di facile presa, ma volevo che fosse così, una canzone pensata per mischiare, fondere in un unico brano tutto quello che sono state, che è stata la mia vita artistica. C'è dentro un po' di tutto, dagli albori, addirittura ci sono echi, secondo me, dei Timoria in questa strana costruzione quasi prog che ha, no? Praticamente ha 2 ritornelli e poi c'è appunto, come dici tu, la modernità della scrittura, ma anche una classicità melodica nel rite. Per questo è, diciamo, complicata, nel senso che ho dovuto fondere insieme tutte le mie esperienze artistiche di questi 30 anni. Ma in effetti è vero, hai ragione, cioè proprio anch'io ci ho ritrovato un po' il condensato di un percorso di 30 anni. Ci ho trovato però anche una produzione importante e mi è venuto in mente una tua performance, una tua presenza a Sanremo, credo 2011, con Uomo senza età, che anche lì era stato un momento in cui aveva sparigliato le carte. Cioè uno si aspetta che Francesco Renga, con quel vocione che si ritrova, arrivi a Sanremo con una canzone da festival. Tu sei andato con una canzone totalmente lontana dagli stereotipi festivalieri, diciamo. Quello era un altro quello momento. Era un momento lirico, diciamo, no? Esatto, io volevo fotografare, ero intrippato con la lirica, avevo incrociato la mia strada con una grande amica, purtroppo adesso non c'è più, una soprano incredibile, che era Daniela Dessì, che rimane comunque un'artista del panorama lirico, secondo me, inarrivabile. E quindi avevo fatto questa esperienza con lei, dalla quale era nata questa canzone, che è una canzone, anche lì era una canzone, non era neanche una canzone, probabilmente era una romanza, era qualcosa di molto particolare, bellissima anche quella. Ma io, sai, cioè Sanremo, non so come dire, questo era un Sanremo talmente particolare, no? Che era importante esserci per moltissimi, svariatissimi motivi. Il mio era artistico, volevo far ascoltare questa canzone. Le velleità di vincita non c'erano, ma come in realtà non ci sono state nemmeno quando sono andato. Anche Angelo, se vuoi, era una canzone che sparigliava un po' le carte, no? Perché anche quella era all'inizio, ero questo chi è, cosa fa? Sono andato mi ricordo all'epoca si faceva il venerdì, c'era la versione. In quel Sanremo dovevi fare una versione rivisitata della tua canzone, allora si andava lì tutti con le bombe a mano, trick e track, come di solito si fa. Io andai con il mio maestro di canto, che è tuttora il mio maestro di canto, coautore di quella canzone di Angelo, pianoforte e voce, e quella lì secondo me è stata la cosa, sì, anche vincente di quell'operazione. Quindi, tornando a Sanremo secondo me lo devi usare, non fare in modo che ti usi lui, quindi devi fare in modo di andare lì quando hai un'urgenza
artistica, ma anche umana, no? Di raccontare un tuo momento a una platea gigantesca, nonostante non ci fosse il pubblico. Insomma, Sanremo ti mette sempre in contatto con moltissime persone e c'è davvero bisogno in questo momento di contatti con la gente. E credo che ci fosse anche il bisogno di tornare sul palco, era un'ottima occasione in un periodo balordo, no? Di ritrovarsi sia pure senza pubblico però su un palco a cantare, e questa ha la sua importanza secondo me. La speranza di tutti noi era anche quella che questo fosse un po' il Sanremo anche della ripartenza, non è stato così, però abbiamo acceso i motori. Sì. Adesso speriamo che con la primavera, con l'estate, si possa tornare. Io ho questo tour che comunque è ancora in ballo, decreti permettendo. Lo confermi il tour? Lo confermi? Il tour per adesso è confermato finché non diranno quando dovrebbe partire esattamente? Mi sembra che sia in maggio, le date adesso sì. L'ho fatto talmente tanto tempo fa, perché in un momento di disperazione, non solo mio, ma di tutti gli addetti ai lavori, quindi ti parlo dei miei musicisti, dei miei fonici, dei miei tecnici, dei miei luccisti, dei backliners che sentivo e sento, che erano fermi siamo tutti fermi ormai da più di un anno. Allora, quando ho pensato questo tour, l'ho pensato soprattutto per dare una speranza, un orizzonte a chi in quel momento un orizzonte non ce l'aveva, perché ancora non si sapeva nulla. Devo dirti la verità, ancora adesso non ti so dire se ci sarà questo tour. Ti posso assicurare che comunque, come apriranno, qualche cosa mi inventerò per tornare sul palcoscenico. E noi saremo lì sotto il palco. Senti, la sensazione, vedendoti da casa, sul palco di Sanremo quest'anno, era che tu fossi molto sereno, cioè io ti ho visto assolutamente sereno, ti ho visto anche carico, come dicevo prima. Della classifica, secondo me, te ne poteva fregare una cippa, cioè non era quello l'obiettivo. Ed è un po' come è stato con... Tu hai citato Angelo, no? Che è una canzone bellissima. E secondo me, sia allora che adesso, tu il tuo Sanremo l'avevi già vinto per motivi diversi. Allora forse perché eri diventato papà, adesso perché c'era finalmente l'opportunità di tornare sul palco. Ma poi a tutto questo, a prescindere dalla classifica, dai risultati concreti, secondo me. È sempre stato così in realtà. In più sapevo che questa volta c'era un cast così giovane, così fresco, così anche nuovo, imprevedibile, no? Anche imprevedibile. E devo dirti la verità che già il fatto di essere lì e giocarmela ancora dopo 30 anni dal mio primo Sanremo, di essere qui ancora a giocarmela ad armi pari con questi giovani talenti, secondo me è stato non solo bellissimo, ma anche mi ha portato molta energia, una carica diversa, una carica nuova che in quest'anno un po' rischiava di obnubilarsi, quindi avevo bisogno anche di questo confronto. La canzone, come dicevi tu, la produzione è fatta da Dardas, bellissima produzione. È stata anche pensata proprio per quello che per esempio passa in radio in questo momento. Abbiamo sentito prima il bravissimo Irama, che tra l'altro è un amico che saluto e che apprezzo particolar modo. Quindi sai, quando devi comunque... Io ho fatto decine e decine di dischi, ho fatto centinaia e centinaia di concerti. Insomma, per me essere qui ancora su quel palcoscenico con questi ragazzi così talentuosi è stato bello. Da boomer, ma non lo sei. cosa dici? Senti, invece una cosa, mi veniva una curiosità, proprio un flash che non c'entra molto, però voglio chiedertelo a proposito di Angelo. Mi veniva in mente mi pare di aver letto ultimamente che Yolanda, tua figlia, promette bene nel canto. Cos'è, la vedremo prima o poi a Sanremo? Di là, ma non lo so, farà quello che vorrà. Per ora ti dico solo che quando la sbircio, l'ho mandata a lezioni dal mio, prima che chiudessero tutto, da Maurizio, dal mio maestro, perché voglio che impari anche a suonare il pianoforte, la musica, e ogni tanto l'ascolto di nascosto mentre canta dalla sua camera. Devo dire che è veramente un bel talento. Diciamo che lei ha preso forse la dote migliore del papà, che poi sai, le doti ci vengono regalate, no? Non è mai merito nostro. Certo, però insomma è il patrimonio cromosomico, diciamo, che è dalla sua parte, quindi va bene. Senti, invece torniamo al singolo, Quando trovo te.
È una canzone che esplora, è stato detto, il concetto un po', come dire, di oblio salvifico, cioè succede un po' a tutti in realtà, credo. Ognuno di noi ogni tanto rimuove, mette in un cassettino segreto, in uno scrigno, il proprio passato e poi riemerge quando meno te lo aspetti, però diventa un regalo, diventa un effetto positivo della vita, una scossa. Esattamente, ci sono delle cose che dimentichiamo per andare avanti, diciamo, per sopravvivere, sono esatto. Le cose che ci hanno toccato in maniera malevola, che ci hanno fatto star male, che ci hanno ferito. Queste sono le cose che noi dimentichiamo e cerchiamo di dimenticare magari per tutto il resto della vita. Poi ci sono delle cose che secondo me fingiamo di dimenticare, in realtà le nascondiamo, come dicevi tu, in questo scatolone, no? Che è la nostra anima, ce le teniamo lì nascoste anche a noi stessi. Diciamo per proteggere da quello che poi è il casino, no? Della vita, perché la vita è inutile, dopo una certa età diventa un lavoro abbastanza difficile per tutti, questo ti assicuro, e quindi piena di responsabilità, piena di cose da fare, piena di progetti che devi comunque realizzare, di cose che devi raggiungere, che devi avere, e quindi diventa facile dimenticarsi invece della bellezza e degli sprazzi di felicità che spesso invece accumuliamo quotidianamente durante il giorno senza nemmeno rendersene conto. Ecco, secondo me questa felicità a volte la nascondiamo, ce la teniamo dentro, e nei momenti, come è raccontato nel testo, no? Magari di disperazione, anche quei momenti in cui non sai bene perché stai male, però c'è qualcosa che dentro non funziona, esplodono all'improvviso. E allora in quel momento ti riportano alla vita, alla realtà della tua esistenza. Ed è terapeutico. Esatto, che è migliore magari di quello che immagini. Allora pensi, cavoli, ma adesso io torno a casa e c'è il mio fidanzato, la mia fidanzata, il mio uomo, i miei figli, c'è una cena che dobbiamo fare, c'è un film da vedere, un libro da leggere. E sono queste le cose alla fine che servono per andare avanti. È vero, verissimo. Senti, noi ti auguriamo tutte queste cose belle per andare avanti e ti auguriamo veramente il meglio. Sei davvero, al di là della piaggeria, ma ti giuro non è una piaggeria, sei una delle voci più importanti del panorama musicale italiano, quindi insomma lo testimoni ogni volta. Solo una cosa, cosa ci dobbiamo aspettare adesso? Un album quando? No, in realtà sto lavorando un po' in maniera diversa, farò uscire delle cose che di volta in volta avrò bisogno di far ascoltare, okay. Sto lavorando a 3 o 4 canzoni, diciamo, quando avranno bisogno di vedere la luce la vedranno e le condividerò con ognuno di voi. Alla fine di questo percorso ci sarà una raccolta, un disco, chiamalo come vuoi. Ok, allora ti aspettiamo qua la prima delle canzoni sfornate, ok? Va bene. Grazie mille a Francesco Renga, grazie di cuore, buona musica, questa è Quando trovo te. Ciao Francesco. Ciao, grazie. Ciao.